Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È ufficiale, stiamo tornando. La Juventus sta tornando, l'ha dimostrato anche contro la Roma, nonostante sia stata una partita sofferta, l'ha dimostrato nelle partite prima della pausa nazionale e sicuramente le difficoltà viste contro Roma sono figlie anche della situazione nazionale che ha portato stanchezza, eccetera, eccetera. Ma sta tornando non tanto solo per quello visto in campo, ma sta tornando per quella che è la reazione di chi ci vuole male, degli anti-juventini. La reazione degli antijuventini è la prima dimostrazione del fatto se la Juventus c'è o non c'è, cioè è viva o non è viva. Le prime partite in cui la Juventus ha fatto male e ha perso punti e rischiato anche di rimanere in una zona di classifica molto particolare e le polemiche nei nostri confronti erano veramente residue, quasi minime. Era più lo sfottò, era più importante, più forte lo sfottò nei confronti di una squadra che stava facendo male. Ma adesso che abbiamo iniziato a fare un po' di vittorie e si inizia a intravedere da parte di tutti anche la consapevolezza che questa Juventus, bene o male, inizia a tirare fuori un po' di punti in più di quelli di prima. Ultime partite abbiamo avuto su 5 partite, le ultime 5 sono 4 vittorie e un pareggio. E quindi questa è una cosa importantissima per noi, ma a quanto pare lo è anche per gli antiventini, che la vedono sempre come qualcosa di negativo, o meglio, qualcosa di complottistico. Cioè la Juventus sta facendo bene perché qualcuno sta dando una mano alla Juventus. Ma è proprio in questo momento, quando iniziano a complottare, a dire che la Juventus ruba, che gli arbitri sono a favore nostro, quando iniziano a fare questo tipo di ragionamenti, vuol dire che la Juventus effettivamente sta tornando. È una conferma più importante, quella di quanto non lo sia già il rendimento in campo dei nostri calciatori. E quindi da una parte questo anti-juventinismo che inizia nuovamente a esporsi, a me fa ben sperare che la Juventus sia effettivamente tornata. Chiaramente si spera che i risultati vadano avanti in questo senso, perché così vorrebbe dire che le polemiche sarebbero ancora più grandi, però ben venga, vuol dire che siamo tornati. E lo è, dimostrazione di questo, la polemica su Orsato. Orsato dà un rigore a posto del vantaggio, poi tra l'altro c'è una mano di Mkhitaryan, eccetera, eccetera, e i tifosi si lamentano del fatto di aver dato un rigore solo perché l'hanno sbagliato, perché poi se tu avessi segnato quel rigore, poco gli importava se fosse per rigore o per gol dato. Al di là del discorso del regolamento, la questione è che Orsato è stato preso di mira come se fosse stato il fautore, l'autore della vittoria della Juventus, come ai vecchi tempi. Quindi si sono lamentati, poi c'è la famosa trafiletta in cui Orsato dice a Veretout fondamentalmente che mica è colpa mia se hai sbagliato il rigore, nel senso che poi alla fine il rigore te l'ho concesso. Lì in quel momento il rigore viene dato, lo sbagliano e polemizzano, ma non tanto i romanisti, perché poi i romanisti anche loro sì, hanno polemizzato, anche Mourinho è stato un po' vago su questa cosa qua, guarda, piuttosto tutti gli antijuventini insieme, perché? Perché iniziano anche loro ad avere un po' di paura. Parliamoci chiaro, se Juventus adesso dovesse vincere domenica contro l'Inter, avremo gli stessi punti dell'Inter, campioni d'Italia in carica. Saremo a molto vicini anche a squadre che in questo momento stanno facendo bene, penso al Milan e al Napoli, però dovessero fare un mezzo passo falso, potremmo accorciare anche con loro. Quindi diciamo che la Juventus in un paio di partite può giocarsi veramente la partecipazione al lotto scudetto, che è quello che nelle prime partite sembrava fosse praticamente dato per perso. Se guardiamo anche all'interno dei nostri pensieri di tifosi juventini, le prime partite tutti eravamo d'accordo che avessimo in qualche modo ottenuto la qualificazione in Champions, sarebbe stato comunque già un risultato grandioso. Adesso, se con l'Inter facciamo bene e portiamo a casa i punti, ok che siamo all'ottava nona partita, quindi il campionato è ancora lunghissimo. Però un pensierino sul fatto che la Juventus possa, continuando a fare bene così e sperando che gli altri facciano meno bene di quanto hanno fatto, possa rientrare, o meglio, entrare per la prima volta quest'anno nel lotto scudetto, cosa che manca onestamente da 2 anni, perché l'ultimo anno non abbiamo mai avuto questa possibilità di lottare con l'Inter, che poi fondamentalmente ha vinto tranquillamente il campionato. Quindi, insomma, io sono ottimista anche per la reazione degli antijuventini. Ecco, questa volta gli antijuventini ci possono essere a noi utili per capire qual è il clima che si sta vivendo. La Juventus è tornata. La Juventus è tornata, però è anche vero che sono i temi poi più importanti della classifica e anche che dovrebbero avere maggiore attenzione rispetto a quelli che sono i temi delle polemiche arbitrali, che spesso sono polemiche futili, inutili, date dai media per andare a racimolare un po' di centesimi dai soliti antijuventini complottisti, che è il discorso legato al razzismo. Come sapete c'è un video che sta girando, tra l'altro non me ne ero accorto in live, però poi guardando il video audio solo stadio, si sente molto nettamente, nitidamente. Ci sono dei ululati, versi scimmieschi, diciamo così, nei confronti di Kane quando si avvicina
nello spicchio di curva dei romanisti. Ovviamente la cosa è passata sotto traccia, perché come avete visto, guardando un po', cercando Ken, Juve Roma, tutto si focalizza sul discorso Rosato, su Juve Roma, sulla partita, ma nessuno cita questa cosa, se non qualche blog bianconero, ma è ovvio che lo facciano, quindi chiaramente escludo il discorso bianconero perché i blog bianconeri stanno appunto cercando di calcare la mano su questo per far venire a galla questa verità. E la cosa che mi dà un po', mi sconvolge, mi dà fastidio è che, come sempre purtroppo, il tema razzismo viene trattato secondo le fedi calcistiche. Se un deficiente dice quelle parole che ha detto tifoso juventino nei confronti di Maignan, viene fatto un caso di stato, per carità, va anche bene. Il problema è che, così come al tempo non venne fatto nessun caso di stato per gli insulti a Vlahovic in quanto zingaro, no? Con l'appellativo di zingaro, però non, era un'intera tifoseria che lo faceva, allo stesso modo diversi tifosi romanisti che si sentono fare questi versi nei confronti di Ken, nulla, tutto tace. Quindi a seconda di chi fa cosa si dà diverso peso. Io penso che invece il razzismo sia sempre da condannare. Però è anche vero che se tra due casi di razzismo, in cui da una parte c'è una persona che fa qualcosa di razzista e dall'altra parte ci sono 100, onestamente parlando, a livello mediatico mi aspetterei che quella dei 100 sia un problema più importante, perché mentre l'uno può essere un deficiente, come tale va trattato, il 100 è già un gruppo, quindi un gruppo che si muove e che fa queste cose qua è un gruppo da condannare, è un problema ben più grave di un pirla che può essere allontanato da spatto e che si è visto. I 100 vanno spatti, però i 100 magari fanno parte di un discorso ben più ampio che va oltre il singolo. Quindi, nel momento in cui sento queste cose verso Kenny, mi aspetterei da parte dei media, che fanno, ma anche degli altri club stessi che sono in questo modo, mi aspetterei anche la Roma che dicesse qualcosa, mi aspetterei che di fronte a un caso del genere si facessero le stesse campagne di sensibilizzazione fatte in altri casi. E qui non si parlasse di quello che è il tifo, non si tenesse conto del tifo della fede calcistica e quindi non si tenesse conto del fatto che il fatto che succeda contro un calciatore della Juventus sia meno grave che contro un calciatore del Napoli, della Roma, del Milan, dell'Inter. Purtroppo io penso che se vogliamo fare una lotta al razzismo o va fatta massiva, massivamente, insieme, a prescindere da qualsiasi fede calcistica, o meglio non farla. Perché all'ipocrisia io preferisco la non azione, il stare fermi. Certo, non risolvi nulla, ma secondo me peggiori ancora la situazione mettendo in campo quella che è l'ipocrisia, l'incoerenza, che è una cosa veramente che io detesto più anche del razzismo e tutte le altre discriminazioni di fatto. Quindi, onestamente parlando, o si fa una cosa fatta bene tutti insieme e si tiene da parte il discorso di fede calcistica, ma qui parlano non solo dei tifosi, ma anche dei media che poi veicolano un po' l'informazione, o è meglio non far nulla. Meglio non fare neanche una campagna con tutti gli slogan, le puttanate contro il razzismo, se poi nella prassi ci si identifica solo in base ai casi, in base a chi è successo, che mi sta più simpatico di, perché la Juve e gli altri non sono la Juve. Ecco, quindi questo è un po' un discorso che volevo chiudere in merito a questo caso di Kane. Vediamo se nelle prossime ore si verifica qualcosa da parte di qualcuno, qualche tweet, qualche articolo di giornale, qualcosina. Ma come sempre sono poco fiducioso. Aspetti i commenti sul fatto che la Juve è tornata e su quest'ultimo discorso legato ai versi contro Moise Kean. Forza io come sempre e alla prossima, ciao. Siamo sempre qua.